A tutti ragazzi e amici di Every Eye, qui è il vostro Felice per la nostra rubrica Happy Gamer. Come già avrete notato, siamo su Castlevania Lords of Shadow 2. Ci eravamo lasciati insieme con la demo, ricordate, stavamo per affrontare quel brutto ceffo con la maschera d'ottone, come lo chiamavo io, ma avete potuto seguire un altro pezzo, diciamo, della storia tramite il live di Andrea Porta di qualche giorno fa. Quindi vi invito, per seguire, diciamo, un ordine cronologico, a guardarvi il mio video sulla demo, quindi sulla prima parte, poi il live di Andrea Porta, e noi riprendiamo praticamente da 5 minuti prima che il live di Andrea finisca. Abbiamo fatto la missione, come vedete, Biochimic Corporation. Siamo andati quindi a indagare alla Biochimic Corporation in cerca degli adepti di Satana, e abbiamo catturato uno dei boss, una tizia un po' strana, e siamo qui per interrogarla o capire, se non altro, cosa sta succedendo. Ricordiamo che noi siamo Gabriel, il nuovo Dracula, ucciso da suo figlio Trevor, che poi ha avuto un altro figlio chiamato Simon, che si sono uccisi tutti a vicenda, qualcuno è resuscitato, insomma è un po' un casino. Qui ci sarebbe un bel ta-na-na-na-na-na-na. Ok, che succede? In teoria questo dovrebbe essere tipo il quartier generale nostro, meglio del nostro amico Zovek. Stop playing around. Open it. Questo è tipo lo spirito, la reincarnazione spirituale di nostro figlio. You've lost your chaos power. Lo so, siamo now una pippa. Now the Gorgons have it. Gorgoni li avete visti nel live. Sì, sono molto di mitologico questa cosa. You're going to need to get it back. E ce lo riprendiamo. Ok, questa è già tipo la terza dimensione astrale nella quale veniamo catapultati, dopo tipo il nostro castello per recuperare i poteri, ora... Ok, siamo ritornati forse nel nostro castello, può essere. Non è ancora il potere necessario per romperlo. Vabbè, tranquillo, ci torno dopo. Poi... Cosa che ho imparato da questo gioco? Rompere tutto, perché in ogni cosa troviamo esperienza praticamente. Ok, tutte a parte queste. Qua abbiamo, vabbè, un registro di un soldato. Diciamo che lo leggiamo dopo. Un'arena. Questa sa tantissimo di arena, e se non ricordo, anche nella fine del live di Andrea qua comparivano un po' di mostri. Vediamo un po' cosa ci attende, ragazzi. Siamo nell'ala dei Bernard, come c'è scritto lì vicino. Ok, è un ascensore. Wow. Fa un po' più piccolo, no? Ci mettevano questo, fa tipo le catapulte. Oh, no, si è aperta una porta. E non si dice mai di... Ma vi prego, ascoltate l'epicità della musica che è appena stata tolta. Fa niente. Fa niente. Comunque, davvero, le musiche di questo gioco sono epicissime. Cioè, tu sei lì che cammini per un fienile e sotto c'è la musica. Mi dicono che qua fa parecchio caldo. Siamo nei sotterranei del castello. Siamo all'inferno. Mi sa che lei ha sbagliato film. Questo non è l'esorcista. E neanche The Ring. Vuole un massaggio al collo? E Uriel. Sì, ma puoi dirmelo anche in posizione eretta. Così però più scemo. Perché abbiamo le convulsioni? Tipo c'è Gabriel che fa così. Hai sbloccato la scheda di un nuovo personaggio. Ah ok, qui c'è un... Non saprei esattamente come chiamarli. Ecco, Cassa del Dolore. Servono praticamente a modi collezionabili, a potenziarci ogni 5, o i poteri del vuoto, come in questo caso, oppure la salute e altre cose che probabilmente scopriremo più avanti. Ho trovato una gemma del vuoto, ottieni le 5 per aumentare la capienza della magia del vuoto, che per intenderci è questa. Uè, sono la magia del vuoto, ok. Andiamo un po' dove approfinquarci in codesto loco. Questi qua posso romperli, vero? Mi piace rompere le cose.
Comunque di qua non sembro avere molte chance, perciò proporrei di andare di qua. Questi sono tutti i teschi. Sì, ma diciamo che... questo sangue non mi ispira a nulla, esattamente. Salve! Questo è tipo, cos'è? È una versione a metà tra il Big Daddy di Bioshock e Jax di League of Legends. Tranquillo, strappo pure le leve. Non ho ancora incontrato questo tipo di mostri, quindi vediamo un po'... diciamo in che modo vanno affrontati più che altro. Tanto noi passeggiamo in mezzo. Con sto sangue in teoria dovremmo rimanere sempre in vita, no? Qua non mi attacca nessuno. Va bene, ci penso io. Ci penso io. Ah, è solita puntualizzazione. Stiamo usando un pad della 3. Oh, ma non te ne sei... ma poverini, ma cosa t'han fatto? Dicevo, stiamo usando un pad della 360, ma stiamo giocando su PC. Oh, guardate tutti i quick time event che adesso non sbaglio più. E hanno migliorato notevolmente il tempismo tra la demo che ho giocato e che mi ha mandato in crisi e questo, guardate. Ho il maestro dei quick time event ormai. E tipo, nella demo ho fatto tanti di quegli epic fail per questi quick time event. Diciamo, sta bevendo un cuore. No, non mi... no, no. Oh! Oh, no. Che attacco imparabile. Direi, facciamo prima fuori questi. Facciamoci uno spuntino. Oppa! Carino il cuore. Alla tua salute. Con calma, tanto anche gli altri nemici ti starebbero aspettando. Ma noi li prendiamo tutti. Non si butta via niente. Ok, adesso resta... con calma, quando vuoi... ok, resta solo questo. Qualcosa mi dice, anche ricordo degli spezzoni del live di Andrea, che forse se ti facciamo schiantare il testone sei stanco. Tranquillo. Mi sa che però non ti faccio molto. Dai, aspettiamo l'attacco imparabile e cerchiamo di farlo schiantare. Oppa! Non è molto efficace. Ok, abbiamo... oh, perché voi respawnate? Poi ho detto, non dirmi che non usa... esatto, non usa quella testata perché non ho fatto fuori tutti i suoi amici. Vabbè, presto fatto, dai. Oh, oh, oh. Te magno. Vedo che se sta cazzina del quick time event dura tutte le volte così tanto, smetterò di farla su questi mostri. No, 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 no. Non è vero, ti sbatti la testa comunque. Allora approfittiamone. Certo, con questi che mi attaccano non è proprio il massimo. Via, meglio di niente. No! Oh, poverino. Non mi fanno pena sti poveracci. No, basta, ti ammazzo a mano. Oh, non vedo più niente. La telecamera di sto gioco è OP, non si capisce nulla. Oh. Vabbè, anche a calci, poverino. Bam, contro la porta, bravo. È resistente sto tizio, Vai via. Adesso respawnano. Cos'è? Un balletto. Tralala, tralalalala. Adesso li faccio del danno. Se non ci facciamo colpire quando attacchiamo, vedete la barra inferiore, aia, ecco, si riempie. Arrivata al massimo, ogni nostro attacco libera, diciamo, delle particelle magiche sanguine che possiamo assorbire per ripristinare la nostra magia del vuoto, che ci serve per evocare la spada. Ma ha intenzione anche di morire prima o poi o... ah, perché se vuoi vivere in eterno, proprio per la serie... ah, salve. No, no, no. Oh, tranquillo. Adesso venite usate come palle. Oddio mio. Ma perché? Guardate, con questo gioco mi lascia perplesso per certe scelte. No. Dai, su. Muori. Oh, finalmente. Sangue eri e sangue tornerai. Bam, bam.
Vai così. Tre graffi se fa. Vabbè, vai. Ti sconfiggerò con questo stuzzicadente. Sì. Complimenti. Lei sì che ha stile, messere. Sì. Hai ottenuto una chiave dei sotterranei. Usali per attivare la serratura della porta. Va bene. Ovviamente, come sempre, vi invito a essere... poco tirchi sui commenti. Scrivetene quanti ne volete. Fatemi sapere cosa ve ne pare di questo gioco. Commentate le parti del gioco con me. 3500 di esperienza. È quella lì in alto a sinistra. Però aspetterei ancora un po' a potenziare qualcosa. Oh, non l'ho visto tutta in mente, ma l'ho anche beccato. Guardate, guardate la maestria. La maestria. Col naso. No, sono finiti. Basta. Sono rimasto male. Questi per quelli che hanno visto il gameplay della mia demo. Cos'è? What is? Per offrire il tuo sangue. Ma... dai, proviamo. Tranquillo. Questo gioco... delle volte mi mette i brividi. Come il pezzo della demo dove abbiamo vomitato su quel marchingegno tipo... io lo chiamo di Alexander di Final Fantasy IX. What? Alto registro. Sì, ma perché non mi lasciate qualcosa di un po' più utile di registri? Non so. Qualche posto qua dove posso zompare? Non credo. Perciò... ah, ok. Ah, semplicemente scegliamo noi, diciamo, la porta. Allora, da quella siamo arrivati, credo. Quindi quella che ci conduce anche alla freccia sulla mappa è questa. E questo si tipo mutila le arterie e le vene così come se non fosse niente. Apriti sesamo. Ok, vediamo un po'. Allora, ce ne andiamo. Allora, di là vedo qualcosa che mi ispira. E di qua probabilmente di là poi si prosegue. Pericoloso, eh. Guardate sotto, insomma, non è molto invitante. Ok. Ok, questo è il medaglione del lupo. È per richiamare nostro figlio, lo spirito di nostro figlio tramite questo avatar del lupo. Ok. Quindi, allora, quindi niente, proviamo ad andare di qua. Di qua. Di qua. Di qua. Guarda com'è agile Ezio Auditore for Life qua. Qui. Scendi. Dove mi porti? Dove mi porti? Io ti seguo. Un portale. Io ti seguo, poi andiamo a finire non so. Qui ci sono tipo, diciamo, gli spiriti, il sangue del nostro castello che rivendica la nostra permanenza in quel mondo anziché in quello reale. Indossiamo. Ah, ma siamo praticamente tornati indietro. Cioè siamo nel quartiere della scienza. Ok, quindi, ok, aspettate. Quindi direi che forse non è esattamente di qua che dobbiamo andare. Oh, ma tiro un coltellino così a caso. No, non è assolutamente di qua dove dobbiamo andare. Perciò torniamo immediatamente indietro. Pensavo ci conducesse a un'altra zona. Quindi direi occhio e croce che, dato che è la seconda volta che lo incontro, questo spirito serve a collegare il mondo reale al mondo di Castelvenia, cioè del nostro castello. Sapete che il castello in Castelvenia si chiama Castelvenia. Quindi, però mi sembra chiaro che il posto dove dobbiamo dirigerci adesso non è quello. Perciò non perdiamo, diciamo, particolare tempo e andiamo. Se non altro facciamo gli obiettivi essenziali secondari qui intorno. E poi dirigiamoci al... dove dobbiamo andare, allora. Torniamo indietro. Op, op. Zompa, zompa, zompa e zompa giù.
Ok, direi che quindi niente, ci dirigiamo. Rischiamo grosso. Ci dirigiamo di qua tranquillamente. Amen. Ok. Andiamo un po'. Qua c'è un po' di platform. Perché? Devo ancora capire un po' i comandi. Devo prendere familiarità. Allora, direi che... Ok, di qua si... Ok, così si muore. Ma non posso semplicemente... Ah, ok. Dobbiamo andare di lì. Per andare di lì... Ok, probabilmente dovremo salire. Ok, così, così di qua. Mi ci è voluto un attimo, ma... Quindi... Scendiamo. Non scendiamo così. Va bene, va bene. Ok, dovevamo semplicemente salire un po' di più. Di qua presumo che... Non so, proviamo... No, 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 no. Ok. La catena aumenta di velocità man mano che... Ok, quindi adesso scendiamo di qua. Scendiamo, scendiamo, scendiamo. Di qua, ok. Perfetto. Di qui. Veloce prima che la catena si... cambia idea. Ah, ok, ok, guardate, ho trovato. Facciamo così, così, così. E quando vuoi scendere. Ok. Ok, questo è un classico salta qua, salta là, ma attento al fuoco dove va. Non è vero, menti. Sì, però pensavo che il salto fosse... Era un po' più guidato, ecco, la mettevo... L'avrei messa sotto questo punto di vista, voi che dite? Una cosa che mi sta abbastanza sulle scatole è che ogni volta bisogna tutto sto ricaricamento dal menu principale. Che va di qua, va di là. Allora, sì, rifacciamo velocemente allora qua il pezzo dove abbiamo failato. Ok, questo era... Non era questo. Era più in alto, era quello più in alto. Ah, quello ancora più in alto, questo. Ok. Di qua, di qua. Ok. Scusate qua per la ripetizione, ma... Ok. Ma guardiamo qui un attimo come funziona la cosa. Allora, esce da... Questo davanti. Quello in fondo. Oh cavolo. Devi avvertirmi che... Qua la cosa era... Veloce. Oh. Ok. Abbiamo scoperto nel mentre che... diciamo la... Pilastro di roccia sprofondava. Cazzino, vediamo un po' cosa succede. Abbiamo qualche problema tecnico. Oh, salve, è tornato l'esorcista. Ma non troppo bello, mi raccomando. Sì. Mi dica, sono tutto orecchie. Steno. Ah, quindi questa è un'altra. Liberate il nano, potrà aiutarvi. Tutti questi nani. Allora, non abbiamo molta scelta, proseguiamo di qui. Allora, allora, forse riusciamo a passare di qua, ok, c'è un cassa del dolore. Dovrebbe essere di quelle per la magia del vuoto. No, rossa, quindi è per la salute. Ok. Beh, presumo sia ovvio che
dovremo poi scendere. Sì, esatto, da lì sopra. Ah, qua abbiamo ancora i nani, malefici. Come vedete, ho lasciato l'indicatore dei danni sui nemici. Sapete perché? Non perché mi dà un'utilità particolare, ma perché mi ricorda Symphony of the Night. Allora, non so, anche se ormai la... Anche se ormai, diciamo, il genere è andato perso totalmente. Non lo so, un minimo che mi fa sentire a casa. Cos'è questa cortina schifosa che ci sta... No, si sta avvelenando. Vai via. Ok. Diamo la spada del vuoto. Oh, tranquilli, tranquilli. Non gli faccio danno. Ah, ok, adesso sì. Ah, quando si chiudono tipo a tartaruga così, ok. Sono ben corazzati, direi. Aia. No. Te magno, così impari. Pure te. Perfetto. E ora ne resta uno solo. Te non ti mangio, ti uccido e basta. Cos'è? Ah, un frammento, una reliquia. Le reliquie sono oggetti che potenziano temporaneamente le nostre statistiche o comunque i nostri parametri. Ok, saliamo di qua. Giusto per informazione, il gioco lo sto giocando la prima volta con voi, quindi sto scoprendo insieme a voi cosa fare e dove andare, quindi insomma abbiate pazienza se non trovo immediatamente, diciamo, la via giusta da percorrere o come risolvere l'enigma. Nei commenti comunque sentitevi liberi pure di commentare liberamente come sto giocando oppure le parti che stiamo vedendo. Artistico questo punto. La realizzazione artistica del gioco è assolutamente wow. Se avete letto poi la recensione di Andrea, ci sono molti punti poi che giocano a sfavore di questo titolo, però per la realizzazione artistica... Allora, per usare il dispositivo... C'è la levetta per estendere la piattaforma. GG. Ma ho un limite, diciamo... Ok, quindi... Proviamo ad andare... Proviamo ad andare più semplicemente di qua. Però se faccio esci... La piattaforma si spiattaforma. Quindi probabilmente dobbiamo quindi cercare un... Ah, ok. Era molto più facile di quello che pensavo. Qui a lato c'è qualcosa di... C'è un'altra piattaforma. Beh, facciamo un passo alla volta. Cominciamo da qui. Questo sa tanto di mano. E quando c'è una mano così grande non si preannuncia mai nulla di buono. Questa sembra una lanterna di trash. Salve. Questo è il nano. Complimenti per la fantasia. Piacere tutto tuo. Scusate, ma come sempre sono raffreddato. Medusa. Where can I find her? I know where she is, Excellency. Dimmelo. If I was free from prison. No, che palle. Il solito che vuole essere liberato in cambio di. Try any one of your tricks. E te magno. And it'll be the last thing you'll ever. Esatto, esattamente. Questo è lo spirito giusto. Most gracious prince. Guardate, è una troll face. Allora, quindi devo liberarti da lì. Quindi prevedo già la rottura di scatole. Si sta agitando parecchio. Gne, gne. Ok, adesso da qua. Ok, ok. Da qua proseguiamo avanti. Tipo così. Esatto. Qui, qui. Oh, la musica.
Davanti o qua là? Qua lato non penso di poter aprire. Andiamo a avere conferma, diciamo, di questo mio sentore. Probabilmente questa porta è chiusa. Qua c'è un... dispositivo. Pensavo fosse qualcosa di più. Che giro. Ah, bastava questo per liberarlo. Sì, drogati di meno. Ah, ora la gabbia con la passerella, ok. Qua ovviamente è chiuso. Dov'è la porta? Sì, ovvio. Colleghiamo la gabbia con la passerella, va bene. Ah, ok, presumo di dover utilizzare la piattaforma davanti. Quindi, facciamo così. Ok. Guardate che bello questo... questa sostanza magneticosa, liquidosa. Ok. No. Ok, no. Un attimo, non andarmi nel pallone. Allora la facciamo andare di qua. Di qua. Questa però probabilmente può portarci qua. Ci dice, ci proviamo. Esatto. Se non altro andiamo a prenderci questo che è di vita, mana. Mana, cioè mana, diciamo, magia del vuoto. Abbiamo completato tutto. Guardate che sale in basso a sinistra. Ma neanche di poco. Wow. Siamo praticamente a metà. Ora però dobbiamo risolvere, diciamo, l'enigma da quella parte, ecco. Quindi niente, proviamo a tornare indietro, che ne dite? Facciamo così. Andiamo indietro. Così. Tranquillo, arrivo. E gnè, lì che si arrabbia. Arrivo un attimo. Abbi pazienza. Così. E non possiamo, come dire, semplicemente tirarti fuori da qua. Musica epicissima sotto. Andiamo un po' qua dall'alto. Noto che già lì, da quella parte lì, c'è un punto che, diciamo, non abbiamo ancora esplorato. Quindi proviamo ad andare di lì. Magari c'è qualcosa che ci... Ah beh, molto più facile di quello che pensavo. No? La passerella è qua, monsignore. Magari se... Evidentemente non è questo che intendeva. Andiamo a vedere un attimo lì a lato cosa c'è. Allora, vediamo. Qui a lato. Così. E infatti era un po' difficile vederlo da questo lato. Però facciamo così. Esatto. Vediamo un po' cosa c'è. Allora, c'è dispositivo. Non hai la chiave. Va bene. Quindi praticamente mi stai dicendo che mi hai fatto venire qua per niente. Non capisco esattamente cosa intende per collegare il ponte alla passerella. Cioè, quello che pensavo io è la passerella alla mia gabbia. Pensavo la cosa più ovvia, che è ovviamente portare queste passerelle a dov'è lui. E se tipo... No, perché nell'ultima di lì non c'è un... non c'è il pannello, insomma, per capirci. E proviamo da qua. Scusate, ma mi sta mandando un po' in crisi.
Ah, doveva passarci sotto. Senti, non puoi semplicemente uscire da lì e smettere di rompere le scatole. Ok. Io vedo della roba enorme che... Ah, dobbiamo portarla lì. Beh, ok, qua è abbastanza intuitiva la cosa. Da qua a qua. L'abbiamo fatta. Peggio che costruire in fabbrica. Fu così che la lanterna di Trash venne aspirata. Bello, figo però come... Salve. Non potevi direttamente uscire così. Ok, ora dimmi dov'è la medusa perché ho già perso troppo tempo. Ma guardate sto coso, ma... Ma così... You gave me your word. Ecco. Make sure you keep it. Course? My prince, of course. Rapido. Ah, mi apri la porta. Ed è almeno qualcosa di utile lo stai facendo. Che troll face. Ma cos'è? Ma cos'è la versione di Jackie Chan Nan? Kamehameha? Serviva tutta sta trafila per aprire una porta. Davvero? Luce mi acceca. Quanto sei brutto. Esatto, stavo pensando la stessa cosa. With your permission, Majesty, I would like to reopen my humble shop. Va dove vuoi, basta che ti levi da qua. For your own personal needs, of course. È orribile questo qua. With your leave, sire. Ciao. We can count on a most generous discount on all articles for sale. Dovresti darmeli gratis. Sono il tuo signore. Ma cos'è? Una marionetta vivente sta cosa. Ok, va, proseguiamo perché questo pezzo mi ha lasciato perplesso. Ah, qua bisogna offrire il proprio sangue per ogni cosa, vai. Tanto ne hai in abbondanza. Si creerà mica un ponte? Non più veloce di così, mi raccomando. Ma diamo anche un effetto un po' più epico, tipo... Scusa. Qua c'è forno crematorio, cos'è sta roba? Saliamo di qua. Musica epica ripreso. Dite che Medusa è da quella parte? Ma dite che Medusa sarà un boss? Beh, se ha qualcosa che ne vogliamo e non ce l'ha già consegnato, probabilmente perché dovremmo strapparglielo dal corpo. Arpie? Time event inaspettati. Ok, è cambiata la musica. È il momento di fightare. Combattiamo. Ti lancerò i miei pugnali dell'ombra che non tolgono assolutamente nulla. Però potrebbe essere una buona tattica congelarti. Esatto. La mia tattica direi che ha funzionato. Però è durata un po' poco, però se non altro facciamo danni. Posso saltare qua sopra? No. È una finta. Ah, ok. Non posso spostarmi da questa zona finché non... Siete resistenti, eh? Oh, vediamo un po' come viene mangiata un'arpia. Mamma, l'ho infilata nel petto con violenza. Okay. È che congelarle è la scelta. Ah, ok. Mamma, violentissimo. Ok, ne è rimasta una. Finiamo anche questa.
questa l'abbiamo direttamente rotta. Anime non ce n'è. Ah, mi sembrava un registro. Ok, saliamo da questa colonna greco-romana malmessa. Ah, era qua il registro, scusate. Mi sembrava... Ok, se soffrite di vertigini non guardate. Direi che siamo parecchio in alto, più piccolo no. E ora ci stiamo avvicinando a Castlevania originale, un personaggio grosso così. Salve. Non è vero, tu menti, ti avevo preso, menti spudoratamente. È proprio... Fammi andare a colpire questa, please. Dai, farmi sprecare un altro coso. Muori e basta, grazie. Mi ha ascoltato. Ti impalo. Abbiamo magia del vuoto per un ultimo colpo. Sì, infatti l'abbiamo esaurita. Che altro perché mi ridanno vita. Non tantissima, ma meglio di niente. State in aria. Bam bam. Sta liberando mana. Prendiamo. Okay. Dai. No, mana esaurita. Vabbè, ci siamo refullati. Un po' buggato, eh. Addio, mon ami. Perfetto. Seguiamo. Ok, non di qua. Un appiglio. Oh, qua. Ah, ok, scendiamo. Così. Oh. Qua anche qui mi sa di scontro. Oh, due. Questo è esattamente dove li faccio schiantare. Oh, tranquilli, proprio rinforzatevi. Magnificate le mie schivate. Addirittura. L'altro fortunatamente non è amante del fuoco. Ah, colpitevi da soli. Oh. No, sono un imbecille. Com'è che ho visto per... Premi B per qualcosa, ma non... Dare una chiave, ah ok. Pensavo fosse qualcosa relativo al combattimento, magari. Oh, via. Beh, se non altro prendono danni. Sì, anch'io però. Prendiamo la spada del vuoto per prendere un po' di vita. Ah, ho parzialmente congelato. Sei stanco? E io ti mazzo. Dai. Ah. Aia. Oh, tranquilli. Datemi vita, please. Basta, va bene. Oh, siete resistenti, eh. Aia. Mi piacerebbe vedervi morire. È possibile? Sì, è possibile. Vai. Cattivo proprio. Spranali il collo. Cos'è questo? Dammelo. Qualunque cosa sia. Dammi la chiave dei sotterranei prima che svanisce nel vuoto etereo. Ok. No. Vai, sei prevedibile. Salutiamo anche te, addio. Miam. Tu cosa mi hai lasciato? Un globo, ah, due chiavi. Beh, giustamente tipo... Ah no,
Qua dobbiamo usarne una sola. Ah, c'è di nuovo il mio quick time event che faremo col naso, dai. Dai, naso 1. Naso 2. Naso 3. Naso 4. Basta. Questa mi sa di stanza da otteniamo qualcosa. Per usare il dispositivo. È tutto un dispositivo sto castello. Oh, si ribella, io butto giù e lo ritorna su. Ok. Salve. Ho sbloccato qualcosa. Ah, ok, delle scale, non le avevo viste, scusate. Non so quanto siamo arrivati col tempo. Direi finiamo, cioè, la sessione, la zona, la l'alto registro, come volete chiamarla. Che dobbiamo andare di lì, però noi prima. Ok, di qui è, diciamo, controparte. Qua sembra esserci qualcosa di figo. Ok. Utilizziamo l'altra chiave. Accada qualcosa per mezzo. Ah, per offrire il tuo sangue. Ovviamente sì, come sempre. Gnam. Dopo che abbiamo attivato 10.000 dispositivi, ci abbiamo ottenuto dei teschi, delle cipolle. Per trasferire la bestia alla frusta dell'ombra. Hai riempito la barra della maestria di un'abilità per aumentare il livello della maestria. Ah, ok, questa. Ok. Niente. Beh, diciamo che ne è valsa la pena, eh. Ok, proseguiamo. Cazzino. Cambio di musica. Rumore stridente che non preannuncia mai niente di buono. Faccia seria, come sempre. Non so, ma dai tentacoli qualcosa mi dice che lei è Medusa. Anche dai signori pietrificati, o è una scultrice, oppure sti qua hanno fatto una brutta fine. In sottofondo c'è un monaco. Oh, che fa? Salve. Quanto aspetta prima di prendere vita? My lord. Salve. The power of chaos is yours. Grazie, cedimelo senza combattere, please. Non ci casco, mi sembra troppo. Ah, dai, dai. Oh, wow. Ah, è stato più facile del previsto. Questi sono i guanti di artigli del caos, giusto? Quelli che abbiamo provato nella demo, poi siamo stati uccisi, resuscitati e abbiamo perso i nostri poteri, insomma. Ah, c'è anche le tue altre sorelline. Sempre con i disturbi grafici sonori qua che non si sa. Ma tanto siete bella, una vestita d'arancione e l'altra di violetto. Il tizio dietro. Stunning. Where is your sister? She won't be long. Look, here she comes now. Ah, mi mancava quella verde, tipo il stile Link di Zelda. Sì. Meno inquietante, Medusa. No? C'è un Medusa. Non mi piace quel sangue negli occhi. Ok, vai, sento l'odore di una boss fight. Ma tranquilla, vomita in faccia alle tue sorelle. Ma sì. Mi piace proprio vomitare in questo gioco, sangue. We can't let you leave here, my lord. Ma cosa volete? Ma tutti che... Non volete farmi andare via? Vabbè, guarda, se ve ne andate e basta senza farmi combattere, a me va bene. Siete liberi di fare ciò che volete. Quindi? Oddio. Salve! Mangia polpo oggi? No, ma stai pure lì fermo, eh! Ecco.
Boss fight, boss fight, boss fight, boss fight. Cos'è? Un artiglio? Ma anche te una tagliatina alle unghie. Ma fai schifo poco. Fai schifo poco. Ma questa è girandola di Dark Souls. Questa è girandola. Ma che schifo fai? Senti, acaba per uscire le barriere, ma va bene. Dai, distruggiamo tutto. Non ho idea di cosa debba fare per... Ok, tipo... Restare in vita è un buon inizio. Ah, questi possiamo attaccarli? Sì, ok. Ok, buttiamo giusto i tentacoli. Oh, stai tranquillo. Aso le sfere di sangue, va bene, fin qua. Ok. Ma i tentacoli tornano. Ma magari se li buttiamo tutti giù contemporaneamente. Succede la magia? No, succede un tubo. Va bene lo stesso. Vabbè, ma posso attaccarti? Ah, ma grazie, posso attaccarti. Pensavo fosse una cosa più complicata. Aia. Stai tranquillo, eh. Aia. Al massimo colpiamo i tentacoli. Guardate qua proprio tutto come si... Tutto come si muove. Dai, girandola. Oppa. Ok, come minimo cambierai pattern di attacco. Ok, no, qui time event. Saliamo, saliamo. Oh, va bene, non saliamo più. Oh, tranquillo, eh. Datemi vita, please. Aia. Ok, finché il pattern di attacco è sempre lo stesso, bene o male. Ok, proviamo ad attaccarlo quindi. Attacchiamo lì. Mi servirà la magia del vuoto. Detto fatto. Vabbè, grazie però. Non mi dai il tempo. Non mi dai il tempo di usarla la magia del vuoto. Ci serve magia del vuoto da qua. Un po' la vita però, quindi andiamo tranzolli. Dai, che ora abbiamo la magia del vuoto. Ah, ok, dovevamo congelare. Sono arrivato un po' tardi. No,
non deve essere piacevole, eh. Dai. Mi ricordo una cosa tipo Ercole, sta cosa. Non deve essere piacevole. Non deve... Ok, presumo dovremmo fare la stessa cosa con tutte le teste. Ok. Andiamo. Ok, ho capito cosa dobbiamo fare, quindi possiamo... possiamo cercare di non morire. Ha cambiato direzione stavolta. No, 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 non mi avrai. Oh, ok, vai. Oppa. Ok. Andiamo a distruggere il braccio. Ok, ora possiamo salire. Vai. Vai, vai, dai che ci siamo. Zompa! Zompa, Gabriel! No, mi fai male. Ma niente. Vai. Fammi un pugno nell'occhio. Ma un altro. Madonna che cattiveria. Resta la tua ultima testa. Dai, dai, che battiamo questo schifo qua. Oddio, cosa sta facendo? Meno male che hai intuito. Cos'è? Dragon Ball? Super Saiyan! Vai, Kamehameha! Cos'è? Che figata! Gli abbiamo strappato il cuore, credo. Oh, scusate. E come in ogni buona storia, Medusa finisce pietrificata. Oddio, che figata! Guardate! Bellissimo! È stra mega bello. Stra mega iper bello. Op. Distrutto. Una sfera barra gioiello barra... barra gemma primordiale. Yeah. Anche te con le unghie non scherzi, non finirò mai di dire. Hai trovato la gemma del caos primordiale. Ok ragazzi, e con questo direi che possiamo fermarci, perché il gameplay è venuto abbastanza lungo, ma volevo arrivare fino al primo, a questo boss, diciamo, cioè fino ad incontrare un primo boss. Abbiamo perso un po' di tempo prima con saltellando là quei vari enigmi. Lasciate un commento, spero che il gameplay vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video se volete, sempre su Castlevania Lords of Shadow 2. Bye bye amici di EveryEye, qui è il vostro Felice per la rubrica Happy Gamer. Ciao!